Salve! Questo qui è il mio archivio. Ispirata all'inquietante leggenda della nave mercantile Orang Medan, la cui tragedia è avvenuta nel 1947, Men of Medan è la nuova opera di stampo cinematografico diretta da Supermassive Games, uno studio di sviluppo decisamente legato al genere horror, come testimoniano i precedenti lavori su Until Dawn e The Impatient. Nell'arco di 4 ore vivremo un'avventura incalzante ma incostante, suggestiva ma prevedibile, che acquisisce nuova linfa e maggiore originalità se vissuta in compagnia di un altro impavido utente. Ad accoglierci all'inizio del gioco troveremo il curatore, un narratore onnisciente che tutto conosce, vede e giudica. Nel suo studio in penombra, circondato da una marea di libri antichi, il curatore sceglie di raccontarci la storia dell'Orang Medan. Questo sarà solo il nostro primo incontro con il cantastorie dell'orrore. Men of Medan è del resto il capitolo d'esordio di quella che, nei piani di Supermassive Games, si figura come una raccolta antologica. La Dark Pictures Anthology è un progetto indubbiamente innovativo all'interno del settore videoludico, dal momento che ogni episodio sarà slegato dal successivo ed indagherà un preciso sottogenere dell'horror cinematografico. Dal canto suo, Men of Medan abbraccia volutamente il B-movie dal tocco orientale, una ghost story costellata di presenze anomale, morti violente e gruppi di ragazzi in balia di forze incontrollabili. I nostri protagonisti sono 5 personaggi molto diversi tra di loro, legati da rapporti sentimentali o di parentela. 3 uomini e 2 donne dotati di una personalità di base, in cui i caratteri potranno però essere modificati a seconda delle scelte che compiremo. Avremo modo di aumentarne l'aggressività o l'indole riflessiva, a stimolare il loro lato più comprensivo ed empatico, così da cambiare a nostro piacimento le relazioni tra i vari membri. Le nostre decisioni avranno un impatto anche sulle reazioni dell'intelligenza artificiale, dato che i protagonisti, nelle scene in cui non sono direttamente controllati dai giocatori, si comporteranno ed agiranno in maniera coerente con il temperamento che abbiamo contribuito a plasmare. Al pari di come avveniva in Until Dawn, i rapporti tra i membri del gruppo si diramano con una certa naturalezza e coerenza. Peccato solo per una sceneggiatura altalenante e non particolarmente avvincente, che nella prima fase dell'esperienza segue un ritmo tutt'altro che coinvolgente, per poi strutturare un crescendo senza dubbio più piacevole nella seconda metà, quando saliremo finalmente a bordo dell'Orang Medan. Nella sua modalità in singolo, il titolo accoglie la medesima struttura ludica alla quale Supermassive Games ci ha abituato con Until Dawn. Impersoneremo dunque di volta in volta uno dei 5 ragazzi, ci muoveremo lungo gli scenari alla ricerca di punti di interazione ed infine dovremo reagire con tempismo ad una serie di immancabili quick time events. Men of Medan non si discosta minimamente da una simile rotta ed alterna lunghe fasi dialogiche ad altre più interattive e dinamiche, tra cui spicca un semplicissimo minigioco nel quale controllare i battiti cardiaci e premere al momento giusto le icone che compaiono a schermo. Il fallimento o le decisioni più azzardate non portano al game over, bensì alla riscrittura del copione, alterando totalmente lo svolgersi degli eventi in base al numero e alle identità dei sopravvissuti. In ogni caso, Men of Medan è un'avventura piuttosto facile da completare senza mietere vittime. Eccezione fatta per un paio di sequenze più furbe, infatti, arrivare ai titoli di coda con i personaggi vivi e vegeti non sarà una prova così ardua. Porre l'utente di fronte a situazioni di pericolo più efficaci, insomma, avrebbe potuto acuire lo stato di tensione che si percepisce nella claustrofobica Orang Medan. Nelle rapide comparse delle presenze ostili ed in alcune intriganti soluzioni visive, Men of Medan compie il suo dovere, riuscendo ad intimorirci ed incuriosirci. Eppure, Supermassive Games pecca di eccessiva fedeltà alle fonti di ispirazione. Come i B-movie più elementari, fa un uso massiccio dei jumpscare e ripete ad oltranza i medesimi meccanismi di spavento. In questo modo la prevedibilità diventa più forte della paura ed i colpi di scena iniziano a farsi piuttosto cristallini. È riuscito a sorprenderci invece l'elevato numero di variabili presenti all'interno del gioco. Un simile intreccio è dovuto soprattutto al fatto che anche le azioni apparentemente più insignificanti posseggono una ripercussione considerevole sull'avanzamento. Alcuni rapporti causa-effetto ci sono parsi in realtà un po' forzati, ma nel complesso la trama intessuta dal team sa essere davvero intricata. Purtroppo le idee superano per efficacia la realizzazione. Per quanto appaia articolato, Men of Medan tende ad accelerare sul finale, chiudendo il sipario sulle disavventure dei 5 ragazzi in modo un po' frettoloso. Dove il gioco regala più di una sorpresa è invece nella costruzione del contesto narrativo. Chiunque avrà il coraggio di esplorare a fondo i cunicoli della nave si troverà dinanzi ad un horror che a tratti assume sembianze quasi investigative. Dove la soluzione del mistero e le informazioni in possesso dei personaggi vengono fornite tramite il ritrovamento di importanti documenti. L'elemento che permette a Men of Medan di distinguersi dai congeneri è però senza dubbio la modalità cooperativa in locale e in rete.
L'opzione serata al cinema, da sperimentare rigorosamente nella stessa stanza, ci chiederà di selezionare all'inizio dell'esperienza quali personaggi impersoneranno i vari giocatori nel corso della storia. Pertanto, ognuno reciterà un preciso ruolo, influenzando con le sue scelte anche gli altri compagni. Piacevole, ma poco rimarchevole, Serata al cinema propone la stessa avventura vissuta in singolo, senza alcuna variante, dove l'unico guizzo risiede nelle votazioni date a ciascun utente. Molto più interessante, invece, è la cooperativa in rete, nella quale due giocatori recitano contemporaneamente una parte diversa. In questo modo, uno dei due attori digitali vivrà con i propri occhi delle sequenze alternative mostrate da una prospettiva che era assente durante l'esperienza in solitaria. Troveremo insomma nuove linee di dialogo, scene inedite ed informazioni aggiuntive, aumentando ulteriormente la rigiocabilità. Sul versante grafico, Supermassive Games si è affidata all'Unreal Engine 4, con risultati non sempre ottimali. La buona effettistica si scontra con un'espressività facciale poco rifinita e con una scarsa ottimizzazione. A diminuire il coinvolgimento, in particolare nella prima parte, è il ricorso ad una regia ed un montaggio di qualità approssimativa, con tagli molto bruschi ed infelici scelte di inquadratura. La confezione scenica migliora nella seconda metà, complice un sound design che si fa progressivamente più attento. Ai limiti dell'accettabile, poi, il doppiaggio in italiano. Per quanto le voci degli attori ce la mettono tutta per dare la giusta enfasi alle loro battute, spesso le intonazioni e le interpretazioni stridono apertamente con quanto accade a schermo, sintomo di una direzione un po' troppo superficiale. Dai, facci tremare. Ok, d'accordo. Man of Medan si mantiene a galla grazie ad un'atmosfera ricca di fascino, ad una struttura multiplayer sufficientemente originale e a un pregevole senso di scoperta investigativa che sorregge l'esplorazione. Le numerose possibilità di scelta non sono però sempre supportate da una sceneggiatura abbastanza prevedibile e dall'uso ripetuto di jumpscare, che a lungo andare finisce per ridurre la tensione. Le disavventure di 5 ragazzi a bordo di una nave fantasma sono comunque solo il primo tassello di un progetto antologico più ampio, che merita di essere accolto con grande interesse e che intende farci capire come la paura possegga davvero tantissimi volti. Come nella vita reale, le proprie azioni contano.